Altre brutte notizie per Viale Mazzini, il GF VIP in sovrapposizione, 21,4, batte la nuova stagione di Sotto Copertura su Rai 1, 20,3, Iacona, 4,6, VS del Debbio, 3,8, Camera Caffè sotto il 4, Gruber, 5,8, VS Belpietro, 3,8, Palomba, 17, VS Rai 1, 14,7, Fazio sempre più giù, 9, stracciato dal finale di Ilari Blasi, 30,7, e stavolta il traino era buono, Pardo, 6,9, Bruchi, 2,9, Concita, 4,2 meno. Su Rete 4 quinta colonna totalizza una M. di 800.000 spettatori con il 3,8 di share. Sulla 7 Grey's Anatomy 13 ha registrato 408.000 spettatori con uno share del 2,1. Dettaglio dei 4 episodi 2, 2,2, 2,2 e 1,9. Su TV8 Robin Hood Principe dei Ladri ha segnato il 2,4 con 556.000 spettatori, mentre su 9 Fantozzi in Paradiso ha catturato l'attenzione di 402.000 spettatori, 1,6. Su Sky Cinema 1 Rogue One, A Star Wars Story segna l'1,3 con 320.000 spettatori, mentre su Fox Life il debutto di Grey's Anatomy 14 segna l'1,1 con 301.000 spettatori. Access Prime Time. Camera Caffè sotto il 4. Su Rai 1 I Soliti Ignoti il ritorno ottiene 4,898000 spettatori con il 18,1. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5,381000 spettatori con uno share del 19,8. Su Rai 2 Camera Caffè è la scelta di 1.050.000 spettatori, 3,9. Su Italia 1 Xi Scena del Crimine ha registrato 1,133000 spettatori con il 4,3. Su Rai 3 Senso Comune ha appassionato 1.083.000 spettatori pari al 4,3 e Un Posto al Sole 1,820000, 6,8. Su Rete 4 Dalla Vostra Parte ha radunato 1.021.000 individui all'ascolto, 3,8, mentre sulla 7,8,5 ha interessato 1,563000 spettatori, 5,8. Su TV8 Guess Mi Age Indovina l'età ha divertito 728.000 spettatori con il 2,8. Sul canale 9 Il Game Show Boom. Ha raccolto 407.000 spettatori con l'1,5. Su Rai 4 LOL, ha ottenuto 331.000 spettatori con l'1,3. Su Real Time Take Me Out raccoglie 299.000 spettatori con l'1,2. Preserale. Sempre bene 4 ristoranti. Su Rai 1 L'eredità La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3,228000 spettatori, 21,4, mentre L'eredità ha giocato con 4,919000 spettatori, 25. Su Canale 5 Caduta Libera inizia la sfida segna 2,280000 spettatori con il 16,1 di share, mentre Caduta Libera ne segna 3,456000, 18,1.
su Rai 2 Castle ha raccolto 778.000 spettatori, 4.4, mentre NCIS 1.381.000.6. Su Italia 1 Mai dire GF VIP segna il 3.5 con 567.000 mentre il GF VIP si porta al 3 con 552.000 spettatori. Xi Scena del crimine ha totalizzato 548.000 spettatori, 2.5. Su Rai 3 Blob segna 1.057.000 spettatori con il 4.5. Su Rete 4 Tempesta d'amore sigla il 4 con 944.000 spettatori. Sulla 7 L'ispettore Barnaby ha appassionato 165.000 spettatori, share dell'1.1. Su TV 8 4 Ristoranti fa compagnia a 521.000 spettatori, 2.4. Sulla 5 Grande Fratello VIP segna lo 0.6 con 73.000 spettatori e Pastrigaral piace a 70.000 spettatori con lo 0.4 di share. Su Mediaset Extra il Grande Fratello VIP live dalle 18. 45 alle 21. Quindici ha ottenuto 325.000 spettatori con l'1. 5 di share. Daytime mattina. Ricette all'italiana sotto il 2. Su Rai 1 1 mattina dà il buongiorno a 927.000 telespettatori con il 18 di share e Storia italiana ottiene 669.000 spettatori con il 14.1 di share. Su Canale 5 Mattino 5 ha informato 704.000 spettatori, 13.8, nella prima parte e 620.000, 13.2, nella seconda. Su Rai 2 la replica di Detto Fatto è vista da 133.000 spettatori, 2.5. Su Italia 1 Art of Dixie ottiene un ascolto di 136.000 spettatori pari al 2.8 di share. Su Rai 3 Agora convince 360.000 spettatori pari al 6.9 di share e Mi manda Rai 3 282.000, 6. Su Rete 4 l'appuntamento con Ricette all'italiana registra una media di 85.000 spettatori con share dell'1.7. Sulla 7 Omnibus realizza una M. di 107.000 spettatori con il 2.4 nelle news e 274.000, 5, nel dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 257.000 spettatori pari al 5.5. Su Mediaset Extra il Grande Fratello VIP live dalle 10 alle 18. 45 ha ottenuto 229.000 spettatori con il 2. 2 di share. Daytime mezzogiorno. Solo il 14.7 per la prova del cuoco.